Arena! Ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Oggi si affronta il mondo 3, spiaggia sorbetto con ben 16 sfere da recuperare. Bene, bene, bene. Oggi tutto il mondo 3 si affronta senza se e senza ma. E dunque, maschera tolta. Vediamo un po', qualche altra maschera, buon uomo? Vediamo un po' che c'è di bello, cosa sbloccato. No, Kine o Kain, proprio non ci penso neanche per sbaglio. Ah, quella di Marx. Ok, Waddle Dee è carino. Ah, è Gui. Nah, per il momento niente, dai, nessuna maschera. Affrontiamo allora il livello 1. Ah, sarà quindi tutta quanta tema acqua questo, eh? A me non piace il tema acqua, no, neanche un po'. Parasole, va bene. Oh, bombe. Abbiamo delle bombe? No. Ah, ma c'è parasole, non fanno niente. Bene, bene. Meglio così, dai. Allora, evitiamo di andare troppo indietro, che se i nemici fanno ciao ciao, che tornano. E qua che abbiamo? Morte, va bene. Ovvio, figuriamoci se possiamo avere qualcosa di meno aberrante della morte. Ottimo. Oddio, Snowy. Ma quindi abbiamo anche già la neve, come direbbero i nostri amici del nord. La neve. Eccolo qua, ghiaccio. Let's go. Ma siamo sicuri che non ci sia niente qui? Sì, perché non mi fido? In genere Kirby, no, ti mette i trappolozzi e tu non te ne accorgi. Ah, qui abbiamo one up invece. Eccolo qua, bene. Tu mi stai antipatico, via. Aha, eh sì. Possiamo premerlo, quindi. Spingerlo, non premerlo. Anche se premere e spingere dovrebbero essere con la stessa linea di pensiero, per quanto riguarda il modus operandi. Vabbè, questi... Dovevo provarlo. Non potevo fare a meno. Dovevo vedere se ci potevo andare anche sopra, camminare, tipo, ma no. Ok, eccoci qui. Ma qui ci vuole proprio il parasole apposta, allora. Io però, se mi butto, non funziona. Apri Kirby. Non facciamo che poi lasciamo la roba. Solo questo qui? Via. Antipatico. Mi pare che ci sia ancora... Non ci sia nient'altro, dico. Eccolo invece. Però devo levare l'abilità. O no? Sto pensando se debba per forza togliere l'abilità in questo caso, ma non lo so. Mi pare strano. Perché dovrei togliere l'abilità? A parte che posso risucchiarne quanti ne voglio di questi. Ecco. Però boh, mi pare una pratica strana. Oh cielo! Che brutti! A parte che, volendo, posso anche tornare su, no? Non c'era niente sopra, no. Ho controllato tutto da bravo esploratore, quale sono. Niente? Che fregatura. Vabbè, prenderemo un altro power-up qua sopra. No, questo non lo voglio. Mi dispiace, ma non è... E invece ci tocca per forza. Sì, amico mio. Dai, vola. Sì, così magari che è più facile. Ok. No, ragazzi, io questo qua col tornado non sono capace proprio. E si è visto ampiamente nello scorso episodio. Via, c'è il robottino qua. Oh, Kirby Mecha, molto meglio. No, questi non mi faccio fregare stavolta. Dai, salta.
Ma salti? Ok. Ah, si è riformato quello. Mannaggia. Proprio figlio di una meccanica vecchia sto gioco, accidenti. Mi sta per la mente che ho mancato qualcosa, perché troppo avanti sto andando, non me la racconta giusta. E questo è quanto? Solo per evitare ste cose? Boh. Mi pare troppo facile. Apetta, vai via. Mi dispiace, ma tu devi andare via. No. Ma no. Ah no, questi cascano. Via, corri, corri. Che non è poi un pericolo vero e proprio, cioè posso anche tornare sopra così. Aspetta però. Io lo carico e poi dopo. Eccolo qua. Eh beh, mi sembrava strano infatti. Sennò come ci arrivavo lì? Sono caduto? Ma perché non ha saltato Kirby? Se non mi salta è ovvio che casco. Allora, questo è il primo, quindi probabilmente gli altri due ce l'ha un nemico a fine livello? Può darsi, eh. Vieni qua tu. Ok, buono. Aia. Bene. Questa è molto fortunata. Qui cos'è? Niente. Un appoggio e basta. Oh. Scusami. Niente. Non posso spegnerlo. Ah, certo che non posso spegnerlo. Non ancora. Eccolo perché. Eccolo perché. Palla di neve. Let's go. Bellissimo. Che bello questo. Ottimo. Grande, grande, grande. Ok. Ancora. Aspetta, non si è aperto il portale? Che strano che non si è aperto nessun portale. Forse di qua. Eccolo infatti, va. Mi sembrava strano. Andiamo. Ah, mi sa che c'era un one up lì sotto che non ho preso. Ora che ci faccio caso. Ma ci picchia. Veloce, veloce Kirby. Questo è tosto, mi sa, eh. Non come quello dell'altra volta, perché quello proprio ho fatto pena io. Però questo mi sa che arriviamo giù proprio giusto in tempo. Dai, non sta andando. Oh cielo, l'acqua, quanto la odio. Ok, buono, buono. Ah, non è in si scende da qui, peccato. Pensavo di sì. Ho perso tempo in qualche secondo, due, ma non è grave.
Boh, recuperati già. Oh yeah. Buono. Molto molto buono. Vento e spada. Scelgo la spada. Tornado. Magari il tornado qui è più utile, ma non sono capace col tornado, ragazzi. Sì, sembra che il tornado fosse la scelta migliore qui, ma non. Io non sono capace col tornado. Dai, vieni su, ti aspetto qui, dai. E invece non mi aspetto niente perché è lì. Andato. Oddio, potevo farla meglio, Potevo anche stare attento ad un attacco, perché a parte che mi sono proprio andato incontro in un attacco, quindi. Ebbene, eccoci qui. Abbiamo finito. Le 30 sfere di energia che ha raccolto hanno riattivato la porta per la sfida della frusta per giocatore singolo. Magari queste sfide potrebbero anche insegnarmi come utilizzare meglio i poteri. Perché sinceramente con il potere del vento non sono capace. Vento o tornado per dirsi voglia. Wow, questo è carino! Peccato che sia un nemico. Andiamo sopra. Oh, che è quello? Non lo saprò mai. Potevo anche provare a prenderla, ma no. Io devo attaccare a vista, se no non sono contento. Dunque, con A nuoto più velocemente. Sì, ma me la sto godendo proprio, devo essere sincero. Gli unici livelli acquatici che tollero sono quelli di Super Mario, perché, beh, lì c'è Dire Dogs in sottofondo, che fai? Quella, devi godertela per forza. Ah, qui c'è la ciliegia, beh, non ho perso niente, quindi possiamo andare avanti. E poi, alla fine, quella di Dire Dogs è la stessa di Jolly Roger Bay e del livello bonus acquatico da prendere, dove prendi le monete rosse. Situato sempre nello stage di Jolly Roger Bay. Oh, chi è? Ah, Sir the Zack. Vai, prendiamo il suo. Oddio, a sto punto però mi sa che tra spada e lama penso che vadano bene entrambi, Alla fine anche la spada taglia. Le caramelle. Ah, le caramelle fanno recuperare salute. E anche una sfera di energia. Non male in acqua. Oh, il latte mi aveva lasciato? Vabbè, poco male. Uioi. Ah, bene. Che paura. Ok, mi sta offrendo due strade perché? Per questo motivo, va bene. Ma Andrè. E dai. Allora, io me le cerco, Poi è vero che me le cerco, ma non sempre.
Ma per favore, ma allora, no, no. Io questa non me la sono cercata. Questa mi è venuto lui addosso a cercarmi. Non mi aspettavo che mi attaccassero così barracuda. Bambi Junior però, non lo so, che facciamo? Oh, Kirby lancia. Sì. Ah, questo per pescare è perfetto, guardalo. Buono. Qui che c'è il segreto, ma... come lo raggiungo quel segreto? Non lo raggiungo. Che facciamo tipo la Donkey Kong? Che dobbiamo trovare? Passaggio? Non credo, ma... ah, eccolo. Sì, tipo Donkey Kong, esatto. Più o meno. Cioè, in Donkey Kong hai il muro vuoto dove ci passi dietro. Aspetta, quindi questo non si riforma, giusto? Ok, posso prendermela con calma allora, scusa. Preso la sfera di energia, ok. Ah, vabbè, questa era facile. Sono io che me la complico e ci prendo le botte, però non fa niente, dai. Alla fine si impara. Io non imparerò mai, però... allora, Kirby lancia... e... non mi soddisfa perché... un power-up che non ho mai usato, sinceramente. E se l'ho usato su Star Allies non mi ricordo. Bambi Junior, mi dispiace, ma fai danno. Fai solo danno. Allora, pisciolini! Lo fa pesca grossa oggi? Oh! Oi oi! Ma ti parli di Super Mario? Che figata! Ah no, così esce. Ok, ci fanno capire insomma che si può fare anche così. Sì, prima un po' del latte prima. No! No, 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 no. Ok, va bene, va bene. Ho sbagliato io, sì. È chiaro. Beh, insomma, vorrei dire, alla fine. Aspetta, qui... ah, un altro me ne dà? Ok. Aha! No! Ma... accidenti! Perché mi ha lasciato? Ok. Ah! One up! Ok, ci siamo, bene. Ok, eccolo, ok, ci siamo. Beh, mi sembrava strano, eh. E... che succede qui? Chissà perché questa difficoltà. Ovviamente non posso farlo fuori. Ma dovevo provarci. Se no che giocatore sarei? Niente, non solo così va. Ui! Piano, Ragazzone! Stai piano, ragazzone, eh? Quindi totalmente una strada diversa se fossi venuto qua dentro. Che figata! E se non ci fossi venuto un'altra proprio? Che bello! Quindi lui aspira anche mentre scende giù. O quando va di lato. Ah, ma poi qua c'è un altro ingranaggio proprio. Che roba! Bah! Tutte le sfere di energia che io chiamo ingranaggi ancora, sì. Ok.
Vabbè, l'ananas mo non mi serve proprio, però. Scusatemi, signori, che passo. Ah, e finisce il livello? Che bello, però. Carino questo. Molto carino. Le 35 sfere di energia che hai raccolto hanno riattivato la porta delle stanze delle abilità 2. Ma abbiamo ancora Kirby Lancia, ci picchia. Vediamo come si svolgerà in questo livello. Eh sì, qua per fa... Oh, la corrente abbiamo. E quella era una cascata, non una corrente. Però avete capito il senso di quello che dicevo. Oi! Oh, Azubat! Che devi da fa? Ah, non posso neanche nuotare di contro. Oh, questi cascano, ehi! Ma siamo matti? Questo è un attentato alla salute. No, 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 rifaccio il livello. Se è una sfera di energia non lo so, però devo prenderla assolutamente. Eccoci qua, allora. Eccomi qua, pronti. Ah, Kirby Martello. Immaginavo che non fosse un segreto per l'ingranaggio, ma comunque. Bene. Non importa, ora abbiamo Kirby Martello. E possiamo proseguire. Sono più tranquillo ora che l'ho visto. Ah, c'è la corrente proprio. Interessante. Ah, ma c'è sempre la corrente che mi spinge. Ah, ok. Aia, ok, ho solo perso il power up. No, aspetta, aspetta, aspetta. Cavoli, è tosta però, eh. Sta diventando tosta. Allora. Fatto, bene. Possiamo andare. Boh, vediamo di stare attenti però, che questo è tosto, Cioè, sbatti gli occhi e ti ritrovi che hai perso tutto il livello. Ok. Piano, 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 piano. Vai. Aia. Vai. Ma l'unica cosa era per prendere le stelline. Ah, va bene. È giusto. Lo facevo anche in Star Allies alla fine. Ok. Accipicchia. Ah, apre questo di qua, apre. Ah, ci sono anche le stelline che ti indicavano cosa apriva. Non ci ho fatto caso alle stelline. Ma sembra la stessa strada portava. Vabbè. Ah, però forse di là apriva una porta nascosta. Piano, piano. Sto molto concentrato nel cercare di capire. Vabbè. Oddio. Vabbè, questa lumaca? Lumaca di mare. Ah, Tato! Sai che c'è con te? Guarda, ecco. Oh.
Oh, guarda un po' che bello ora. Oh, come si scivola bene. Boss? Vieni qua e diventiamo Kirby Pietra. Bene. Me gusta Kirby Pietra, però qua c'è qualcosa per andare avanti, non mi piace invece. E qui sotto che abbiamo? Allora, per la scienza, devo farlo per la scienza. Eh beh, dovevo farlo. Se me l'hai messo vuol dire che c'è qualcosa. Meno male che l'ho fatto. Se andavo nell'oblio, amen. Ho sbagliato. Mannaggia tutti i pesci del mare, di questo livello soprattutto. Però penso che il power up abbia assolto la sua funzione, quindi ci sta. No, vabbè, io l'ho detto, raga, con i livelli questi qui io sono negato. Ah, accidenti. E vabbè. Ma... ah. Volevo premere anche l'altro, volevo premere. Potevo premerlo volendo. A parte che posso andare solo giù, quindi anche lo premo non serve a niente. E levati. Eccola là, lo sapevo. Ti pareva. Vabbè, mo il livello lo finisco, poi dopo riparliamo. Vabbè, Kirby spada, un po' me l'aspettavo. Vabbè, questi così posso fa... vabbè. Meno male. Aiuto. Che brutto. Ma perché non salti? Ok, così è molto più facile. Se stai a mezz'aria è molto più facile. Però non salta quando gli dico di saltare. Mi manda i nervi. Ah, così proprio? Ah, certo, è un livello acquatico. Metti lui. Drago di fuoco. Va bene. Oh, loro fanno i livelli. Loro lo sanno. Aspetta un po', non mi dire che solo quando sono aperti? E ora no. E ora? Ora sì. Interessante. Vai. Tanto mi sa che il tempo si ferma quando mandi il drago, no? Bene. No, sbagliato il tempismo. Bene. Oi oi, e questo cos'è? Ah, così facciamo prima, dai. Ah no, questi non li faccio prima. Bravi.
E questo? Cosa speciale? Oi oi, Polipone! Doppia? Ah no. Però direi che è stato cotto a puntino. Ora ho molta paura per quello che potrebbe accadere. Ah certo, un livello acquatico. Beh, altre volte non mi è bastato, infatti. Ah, però, vabbè, questa volta me la cavo un po' meglio. Più o meno, eh. Non esageriamo. Vai, 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 Stella, vai. Brava, Stella. Pensaci tu a qui. Anche a questo, eh. Tutto quanto la stella sta facendo è bellissimo. Allora, dopo anche con calma, poi tranquilla, è perfetto. È perfetto. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Vabbè, abbiamo parasole là. Mi fido della lancia, mi fido. Mi fido della lancia. Passa qui, dovrebbe venire qui ora, secondo i miei calcoli. Andato. Sfera di energia recuperate, ma ne ho mancata una. Mannaggetta. Vabbè, basta che rifaccio solo quella parte del livello e ci sono. Ok, abbiamo completato anche questa. Credo di dover prendere solo la terza. Eccolo qua, preso anche l'ultima sfera di energia. Sfere di energia recuperate! Le 40 sfere di energia che hai raccolto hanno sbloccato il minigioco a chiappa uova. Provalo con gli amici. E adesso invece noi ce ne andiamo a fare il livello 4. Ehi, quanti qui? Uela! Aspetta un po'. Vieni anche tu, bravo, bravissimo. Allora, vediamo un po' che succede qui. Vabbè, devo dire la verità. Avevo messo in conto di colpirlo, poi non ce l'ho fatta. Questa è la verità. Quindi sono una ciofeca, in poche parole. Sì, credo che sia il termine esatto, ciofeca. O fetecchia, anche se fetecchia si riferisce più a un qualcosa che è scarto, non che non sa, non è che non è capace.
Quindi sì, ciofeca è il termine giusto. Uè, e questo cos'è? Ehi là, ciao. Ah, vabbè, certo, devo seguire il loro movimento, ovvio. Ehi, cowboy, rallenta i tuoi cavalli. Ciao, belletto, mi serve il tuo parasole, grazie. Nessun rancore, eh. Che bello il granchietto che sta qui, guardalo. Buono. Questo che allunga gli arti non mi piace. Perché andare giù quando si può andare su, eh? Poi, no, se il gioco mi dice prendi questa, io prendo questa. Ok. Che paura! Non so perché mi sono spaventato tantissimo. Come se Kirby non fosse in grado di fluttuare. E una sfera di energia recuperata. Vai, 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 vai. Bene. Non so, Kirby Spada però mi dà molta sicurezza, devo essere sincero. Eccoci qua. Questo è facile, guardali lì. Uoi! Bene. Proseguiamo. Dai, questo livello non è malvagio con queste spine qui che ruotano. Pensavo fosse un problema, invece non lo sono per niente. A parte questi pesciotti che mi inseguono sempre e che stavo quasi per farmi colpire un'altra volta da uno di essi. Allora sei recidivo tu, eh. Andiamo sopra. No, amico mio, io non lascio niente al caso. Ah, un pancake. Ah, ok. Sì, stavolta sta andando benino, eh. Non mi faccio colpire spesso come l'altro livello. Ah, ma questo proprio è nascosto proprio benissimo, eh. Neanche ci hanno provato con qualche alga, magari. Ah, è un pick a do? Scusami, ma non ho capito. Cioè, no, non ho. Forse si apre qualcosa qua? No? No, devo tornarci, non ho capito. Ah, da questa parte, certo. Vabbè, con la spada piuttosto easy. Ok, stavolta l'hanno nascosta meglio. Però te lo fanno capire perché, guarda, che gli sta davvero a fianco, quindi capisci. E infatti, ho capito. Da qua cibo che non mi serve. E qua la fine di questa sezione di gioco. Sto pensando al boss, quale possa essere il boss di questo mondo. Mi sa che è un boss acquatico. E non mi piace per niente la situa. Ah, ci ho voluto provare. E mi è andata bene. La lancia? Ok. Va bene, devo scappare. Sì, non ci stavo pensando in quel momento al granchio. Vabbè, non penso che mi segua qua sopra, anche perché non ci entra. Per l'uva? Sì.
Un po' di uva non mi dispiacerebbe effettivamente, anche se non è periodo. Ah, ai ai ai. Aspetta. Vai. Vabbè, questa potevo farla un pochino meglio, effettivamente. Ho capito ora a cosa serve la lancia, ma... Faccio così, taccio io. L'altra volta non ho avuto alcun deficit dal fatto di aver mandato avanti la palla, la demolizione, e qua è uguale. Cioè, qua è meglio mandare la palla avanti e non che vai tu davanti. Beh, potevo aspettarmi qui e chillare un attimino e poi prendere la sfera di energia, però... È andata bene anche così. Immagino che ci sia un altro boss per le sfere? Forse, Allora, non voglio proprio andare troppo veloce perché vorrei un attimino... Vabbè, nulla di che. Oddio! Una bomba? Ah, più la tengo, più si gonfia? Ho capito. Mannaggia, mannaggia i pesci. Sprecata ovviamente. Allora, il problema è che qua respawnano anche i nemici. Quindi devo... Posso farcela comunque alla fine, dai. Vai! Eccolo qua. Tutto per un one-up. Vabbè, due tentativi mi ci sono voluti, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Ah. Va bene. Che cosa c'è di qua? Ah. Una sfera di energia. Proviamoci. Ok. Fatto. Un'altra sfera di energia recuperata. Ok, non è l'ultima, perfetto. Meno male, non ne è mancata ancora una. Beh, per il momento mi sembra che vado sempre bene con le sfere di energia, a non mancarne mai una. Certo, intendo quando... non come l'altro livello, quando l'ho vista proprio, ho detto no. Quello era un altro discorso. Bene. Ui, ui, questo è grosso, eh. Oi. Lancia nel caso mi servisse. Bene, bravi. Danno sempre power up loro. Bravi, mi piacciono loro. Quelli di Hal intendo. Giusta sto livello. Oi, mannaggia, e quanto mangi però. Un po' di tregua, amico. Eccolo qua. Vai. Presi tutte quante le sfere del livello 3-4. Bene, ora possiamo andare tranquilli. Bene, vai. Ehi, capo. Buono, eh. Eccolo qua. Oh yeah. Fatto.
Le 45 sfere di energia che hai raccolto hanno riattivato la porta della sfida del Super K per giocatore singolo. Va bene, andiamo a fare questo boss allora. Ho 13 biglietti per il Parco Magolandia, che penso magari il prossimo episodio di dargli un'occhiatina, che è il caso, eh. Allora, nel caso ci sarà il power up. Ui. Kirby Mecha, Kirby Lancia e Kirby Neve. Ghiaccio. Ah, sarei tentato di andare con la lancia, però il Mech... beh, è tanta roba, È tanta roba davvero in Mecha. Ok, così ce l'ho carico già, magari, se me lo lascia caricato. Pesce pallone, pesce palla. Ah, fa la palla? Aio! Aia, volevo evitarlo ma non ho fatto in tempo a levarmi. Aia, mannaggia, ho sbagliato. Aio. No, questa va a finire male, No, ok. Hai evitato per fortuna. Andato. E poi comunque la colpa è mia che non prendo i souvenir, non ne ho messo neanche uno, quindi non posso neanche recuperare le energie volendo. Bentornato, Kirby! Ora che abbiamo anche quella sinistra, entrambe le ali sono al loro posto. Comincia ad avere l'aspetto di un tempo, finalmente. Quando troveremo le due parti mancanti, la loro potrà volare di nuovo. Continua così, Kirby, so che ce la farai. Grazie. Bene, potrei andare a vedere anche i livelli sfida magari in un episodio dedicato oppure no, non lo so. Ad ogni modo, per questo video è tutto amici, vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!